Con Roberto Taglinto, portiere della Gian Erminio, che oggi ha giocato titolare in entrambi i tempi. Questa amichevole con la Pergolettese è arrivata una sconfitta, come la giudichi? Purtroppo la prestazione del primo tempo, secondo il mio punto di vista, ci ha un po' condizionato. Abbiamo preso due gol evitabili. E secondo tempo, comunque, abbiamo provato a rimetterla sopra. Non ci siamo riusciti, merito anche secondo me del portiere della Pergolettese, però prendiamo ciò che di buono è stato fatto e ciò che di male è stato fatto ci porterà martedì, a mercoledì col Siena a disputare la partita che ci serve per prendere i 3 punti. L'unica. È stato un buon test dopo la prima vittoria stagionale, quindi in vista della partita di mercoledì. Quali sono le conclusioni? Ripeto, prendiamo ciò che di buono è stato fatto perché, ripeto, sul primo tempo si poteva fare molto meglio e secondo abbiamo provato a rimetterla su, è andata male. Magari anche un po' di sfortuna nel secondo tempo, perché ho visto Greselin, Anche un po' di Capano. sfortuna perché abbiamo avuto le occasioni, il palo di Iovine, ripeto, il Esatto. portiere della Pergolettese ha fatto grandi cose, però vabbè. Di buono è stato fatto, ce lo portiamo. Diciamo che gli avversari sono una bella squadra anche No, per la serie. bella bella squadra e infatti vedo stanno disputando un buon campionato di Serie B, quindi merito a loro che hanno questa squadra. Comunque buon test che ci ha aiutato a capire ancora cosa c'è da limare, cosa c'è da migliorare. Grazie.